guardate com'è bella questa rossa. Siete un poco difficili. Rosso è il colore della passione. È così bella. Oh, però che la quando vorrò. Che la quando morite qua a Aquiliano, a procurare. Sempre la storia. Prima che lei si mangiasse sacerdote. Anna, ma vogliamo fare un momento di preghiera insieme? Facciamo una preghiera insieme, tutti insieme per ringraziare il Signore per questi 100 anni. Oh no! Ma voi avete fatto, ma chi se nessuno ha fatto preghiera? Aspetta, poi leggiamo pure il telegramma qua che è arrivato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Siamo qui riuniti per celebrare i 100 anni di età della cara sorella e mamma e nonna di tutti, Francesca. Ringraziamo il Signore per il grande dono di questa vita lunga che ha fatto la nostra sorella Francesca, e insieme a lei preghiamo il Signore, fonte di ogni dono, perché non faccia mancare mai a nessuno, a nessuna famiglia, il necessario, e perché aiuti tutti nei momenti di bisogno, di sofferenza, di malattia, così come sempre ha aiutato lei, che è stata sempre così, che è stata sempre così presente nella preghiera, nella vita di fede. E chiediamo l'aiuto e l'intercessione di tutti i santi, in modo particolare di San Lazzaro. Oh no, a Santo Lazzaro, a Magliamà. Sì, sì. Santo Lazzaro. A Magliamà, a Santo Lazzaro. Che buio. Era molto devoto di Santo Lazzaro, faceva la processione. Preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, che sei in cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, fa parte della tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore Padre Santo, dalla tua parola e dalla tua potenza tutto è stato creato. Da te riceviamo ciò che sostenta la nostra vita quotidiana. Accogli la lode dei tuoi fratelli in questa circostanza gioiosa e fa che, aderendo alla tua volontà, tutti possiamo sempre servirci con gratitudine dei tuoi doni, per Cristo nostro Signore. Amen. Ti benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Auguri! Auguri! È arrivato anche un messaggio speciale di auguri che dice: alla signora Francesca Russo, vedova De Luca, e alla famiglia, che il 24 gennaio 2013 in serena letizia ricorda il suo 100° genetriaco. Sommo Pontefice desidera esprimere sinceri voti di ogni sua, di ogni bene spirituale e cristiana prosperità, e invocando sulla sua persona ulteriore effusione di favori celesti, in parte di cuore implorata benedizione apostolica. Cardinale Tarcisio Bertone, segretario del Papa. Come mannata uno.
è brutta. Poi sta andando un po' al 60. Vabbè, state accorti che adesso vi piglia una ruota. Stavo più meglio, no? Stavo più meglio, no? Vabbè. Se lo dice bene, giustamente. Che sto prendendo? Ah, vi lavoro bene.